Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video e oggi sarà un video tag, video bonus del weekend, quindi fuori programmazione, perché ho visto questo video tag da Beyond South Tyrol e praticamente è Stefano, un ragazzo su YouTube che io seguo dall'inizio, dal primo video, lo seguo da sempre ed è un ragazzo delizioso che fa ricette dall'Alto Adige, una regione peraltro che io adoro. Per i vini, per i sapori, per tantissime cose ed è una persona che mi piace da morire, quindi in realtà oltre alle ricette che sono fantastiche, lui fa altro e mi piace quando si mette a parlare alla telecamera, ha un modo di fare calmo, pacato, che mi rilassa e quindi non mi perdo neanche un suo video. Ha fatto questo video tag che mi è piaciuto tantissimo, che parlava appunto di viaggi. Ovviamente, come sapete, io sui viaggi non manco mai. È successo, sono andata a commentargli sotto il video e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto tanto farlo e lui mi ha detto sarei curiosa di sapere le tue risposte e quindi mi ha taggata e quindi rispondo a questo video tag con immenso piacere. Le domande: qual è stato il tuo primo viaggio? Allora, il mio primo viaggio, se intendiamo la prima volta che ho preso l'aereo, la prima volta che sono uscita dall'Italia, è stato quando avevo 5-6 anni per andare in Inghilterra, infatti. Mio papà è inglese e quindi siamo andati a trovare parte della mia famiglia inglese in quel viaggio. Lo ricordo ancora tantissimo con piacere e una cosa che io amo da morire gli animali e da piccola impazzivo. E mi ricordo gli scoiattoli di questo viaggio che non avevo mai visto in Italia, quindi ero sconvolta. E poi mi ricordo che avevamo affittato una roulotte camper e mi ricordo di questo camping che era parecchio all'avanguardia, oppure non era mai stato in un camping addirittura, comunque aveva la piscina. Insomma, io mi ricordo questo viaggio con tantissimo piacere con la mia famiglia e insomma, questo è stato il mio primo viaggio fuori dall'Italia. Quale posto vorresti visitare di nuovo? Allora, ce ne sono sicuramente tanti, ma il posto che vorrei visitare di nuovo è Cuba. Quindi io sono stata a Cuba ed è uno tra i posti che preferisco nel mondo. Ovviamente è un paradiso, ma ho avuto la fortuna di andare a visitare altri paradisi con lo stesso mare, con comunque mare caraibico, eccetera. Ma quello che mi ha dato Cuba non me l'ha dato nient'altro, perché per la musica, per le persone, per i sorrisi, per la cultura, io non so, quello che ho provato lì, veramente il cibo, questi tramonti, quindi è un posto dove sicuramente tornerò e ci tornerò prima che gli americani comunque vadano a riempirlo di Marriott Hotel o a standardizzarlo, perché adesso è ancora molto caratteristico. Se potessi partire domani senza limiti di tempo e budget, dove andresti? Allora, io ho due, diciamo che ho due destinazioni. Senza limiti di tempo andrei sicuramente in Sud America perché non l'ho mai visitata e mi incuriosisce la Colombia, mi incuriosisce l'Argentina, ho sentito che è uno dei posti più belli al mondo, il Brasile sicuramente, Rio, mi piacerebbe andare a visitare il Perù e il Cile, quindi direi Sud America per il tempo, perché è un'area del mondo comunque molto vasta. Mentre senza limiti di budget andrei in Giappone. E adesso voi direte, sì, il Giappone va di moda, il sushi, le cazzate. No, io sono innamorata del Giappone da 10 anni, ancora prima che in Italia si mangiasse il sushi, perché sono entrata in contatto e mi sono occupata per anni di Toyota Production System. Io non so se qualcuno di voi lo conosce, comunque è nel manufacturing, è una metodologia sistematica che si applica nelle linee di montaggio nel manufacturing e non solo. Comunque sono entrata in contatto con questa che nasce da una filosofia, quindi dalla filosofia a come rendere efficiente la vita di una fabbrica. E a me è affascinato da morire. Io ho letto il libro di Taichi Ono di Toyota Production System e ho letto anche tutta la filosofia dietro. Ho letto parecchi libri su questa filosofia da lì. Mi sono interessata, sono andata oltre, mi sono interessata alla cultura e per me ha un fascino che è inestimabile, quindi nel top della mia lista c'è il Giappone ed è molto costoso, vorrei farlo bene, non voglio pormi limiti, quindi voglio andarlo a visitare quando avrò comunque le risorse economiche da poter spendere interamente su quel viaggio, quindi un viaggio abbastanza costoso. Che posto vorresti visitare solo per il cibo? Ogni posto ha un cibo caratteristico e il Giappone è sicuramente interessante perché ha questo sushi buonissimo e poi soprattutto il modo in cui lo impiattano, la cultura della cucina giapponese, una cultura antica,
che mi interessa. La Thailandia dove sono oggi era un altro posto che avrei voluto visitare, adesso ci vivo, quindi per il cibo, perché è estremamente interessante il cibo thailandese. Direi forse il Giappone, perché è quello forse un po' più lontano dal nostro. L'India no, non per il cibo. Direi il Giappone. Ristorante o street food? Ostello o hotel? Allora, in linea di massima io direi ristorante e hotel. Io sono una comoda. Quindi ostello, bella l'esperienza, ma non ho più l'età, non ho più la voglia di backpacking, di ostello, quindi direi in linea di massima hotel per stare comoda. Questo non significa poi fare delle avventure quando sei fuori dall'hotel. E street food o ristorante? Allora, negli Stati Uniti ristorante, in Europa più o meno ristorante, nei paesi orientali street food, perché ha dei colori, dei sapori che non sono uguali a quelli del ristorante, quindi street food, soprattutto in Thailandia, cioè Thailandia street food tutta la vita. Qual è il tuo mezzo preferito per viaggiare? Il mio mezzo preferito per viaggiare è l'aereo, quindi io sto bene quando sono in aereo è il mio ambiente naturale, non ho paura assolutamente, quando vado in aereo mi sento libera, cioè io mi sento che sto per fare, viaggiare per me è una delle cose più belle che possa esistere al mondo, scoprire nuove culture. E ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e quindi per me il più bel modo di viaggiare, tra l'altro odio viaggiare in treno, odio viaggiare in autobus, non mi piace viaggiare in macchina se non guido, quindi aereo. Cosa non puoi fare a meno quando viaggi? Io direi dei libri, del Kindle adesso, perché non viaggio più con i libri ma del Kindle, perché comunque viaggio ed è la cosa più importante, e dell'acqua. Acqua e Kindle. Informi bene prima di partire o viaggio alla cieca? Dunque, mi informo sicuramente, soprattutto sulla parte documenti, che non ci siano problemi con i visti, eccetera. Sono diventata anche, ho sviluppato non indifferenti skills in questo, perché comunque tra tutti i visti e tutte queste cose che ho fatto nella mia vita, vivendo insomma in altri paesi dove non è che si possa stare a tempo indefinito. Mentre per quanto riguarda i luoghi mi informo molto di più sulla cultura che sui luoghi, cioè non mi informo su quali musei ci possano essere, quali siano le principali cose da fare, ma sono molto più interessata sulla cultura. Io sono proprio molto più attratta nel vivere le persone che i luoghi. Quindi diciamo che poi mi faccio un po' trascinare dal flusso, da chi incontro, perché viaggio tanto da sola, quindi sì, mi informo il giusto e mi informo soprattutto sugli usi. Un'altra cosa su cui mi informo sono gli usi, perché non mi piacerebbe mai andare in un paese e continuare a comportarmi come se fossi a casa. Questa è una cosa che odio. Odio le persone che vanno a viaggiare e che dicono: ah, questo non è come in Italia, o ah, questo non è come a casa mia. Certo che non lo è, ma intendo con l'accezione negativa. È ovvio che non lo sia, stai viaggiando, quindi mi piace molto immergermi nella nuova cultura, quindi io mi sono abbastanza camaleontica in questo, mi piace andare in un posto e viverlo come le persone del posto, quindi qui in Thailandia io sono molto più essenzialista, minimalista, in California ero molto più californiana, che non significa non avere una personalità, ma significa andare a respirare veramente il posto, quindi direi sì, mi informo sulla cultura. 9. Quale viaggio consiglieresti ad un amico? Allora, questo va completamente ad esulare dal concetto forse di viaggiare, ma ad un amico della mia età più o meno consiglierei la Yacht Week. Io non so se voi sappiate cos'è la Yacht Week, come posso spiegarvelo? Non è spiegabile, però io per 2 anni di fila sono andata a fare questa Yacht Week con le mie amiche. Quindi sono queste barche da vela che partono tutte insieme nello stesso giorno e praticamente si può affittare tutta la barca con lo skipper, oppure si può affittare semplicemente una cabina condividerla con altre persone. Arrivano giovani da tutto il mondo, diciamo dai 23, 24 anni ai 35, quindi questo diciamo è il range, da tutto il mondo. E non so perché ho incontrato, a parte vabbè, e praticamente ogni giorno si fa vela e poi ci si ferma su un'isola o ci si ferma sulla costa in posti meravigliosi, quindi o in Grecia o in Croazia, ma ci sono altre mete.
e si condivide appunto tutta la settimana con lo stesso gruppo di 100-200 persone. Io ho un ricordo meraviglioso, a parte che mi sono divertita da morire, ma poi ho incontrato le persone con cui sono ancora in contatto e non lo so, è stato... Non lo so, non è spiegabile. Se volete andatevi a vedere cos'è la Yacht Week. Comunque non è stato ancora. Io sono più legata alle persone che ai luoghi, quindi per me è stata l'esperienza. Io consiglierei di fare l'esperienza. 10. Viaggi da solo in compagnia. Io ultimamente viaggio da sola, viaggio tanto da sola. Mi piace viaggiare in compagnia, non in gruppi troppo allargati, se non tipo questa Yacht Week, viaggio organizzato, ma... Mi piace viaggiare in coppia, mi piace molto viaggiare da sola, perché fai quello che vuoi, perché conosci nuove persone, perché alla fine non sei mai sola, cioè alla fine continui a conoscere gente e non lo so, almeno un viaggio da soli nella vita io lo consiglio come esperienza, perché è un valore inestimabile secondo me. 11. Ti è mai capitato di avere una brutta avventura? Ne ho due che sono carine, insomma... brutte belle. Allora, una brutta avventura, che non è così brutta diciamo, è a New York. Sono stata a New York per l'ultimo dell'anno e sono andata in un club per una festa con degli amici e praticamente questo nel 2006 e mi hanno rubato la borsetta, quindi io ho lasciato la mia borsetta con la carta di credito, per fortuna non il passaporto perché non lo porto mai in borsa, come dicevo ho sviluppato alcuni skills tra cui lasciare sempre il passaporto. E anche negli Stati Uniti, forse adesso sono un po' più restrittivi, ma portarti la copia, perché te lo chiedono comunque per bere alcol oppure per entrare nei locali, portare la copia del passaporto nella borsetta, ma il passaporto vero. Quindi mi hanno rubato tutto, la borsetta nel guardaroba con la carta di credito, con il cellulare e mi ricordo noi tutti insieme a telefonare al mio numero di cellulare che poi era staccato, io telefonare a mia mamma che qua era già il primo che in Italia era già il primo gennaio mattina perché comunque New York è indietro di 6 ore e telefonarle e dire mamma devi chiamare per bloccare la carta di credito in lacrime senza più soldi. Quindi quella è stata un'esperienza brutta. Tra l'altro nel guardaroba mi hanno offerto un'altra borsa, cioè mi hanno detto no, la tua non c'è più, vuoi questa? Quindi so che fine ha fatto la mia borsa. Una borsa, mi ricordo ancora, di Blue Marine, che mi avevano già rubato in un viaggio in treno 2 anni prima, però avevano solamente rubato i portafogli e la borsa l'avevano ritrovata da qualche parte, quindi ero riuscita a recuperarla e dopo 2 anni me l'hanno rirubata a New York e non l'ho mai recuperata, quindi... Vabbè, quella è stata un'esperienza brutta. Un'altra esperienza brutta che si è tramutata tra le migliori della mia vita, ero in Kenya a fare un safari e si è rotta a un certo punto, eravamo al tramonto, safari al tramonto, si era rotto qualcosa della macchina e quindi ci siamo dovuti fermare lì, in mezzo alla savana non c'era nessuno e abbiamo dovuto aspettare che venissero a riparare la macchina, quindi abbiamo aspettato diverse ore, è diventato buio e nella savana col buio abbiamo visto le leonesse partire per la caccia, abbiamo visto gli elefanti e oggi mi rendo conto che forse è stato un po' pericoloso, però è stata una tra le esperienze più belle della mia vita. E c'erano le stelle che si potevano toccare, non lo so, quindi una brutta avventura che si è tramutata in una delle più belle della mia vita. 12. In aereo, finestrino, corridoio o sedile centrale? Allora, sicuramente non sedile centrale, un incubo. Finestrino dormo meglio perché mi appoggio, corridoio ti puoi alzare, quindi un finestrino corridoio. In quale posto sei stato e non vorresti più tornare? Allora, posti in cui sono stata non vorrei più tornare forse l'isola di Mauritius perché è stata bella ma non così bella come me l'aspettavo e l'ho visitata tutta, quindi probabilmente non ci tornerò più e non tornerai più ad Antigua. Per un altro motivo, ad Antigua le persone non erano così friendly, mi aspettavo di più essendo comunque in America Centrale e non mi ha fatto impazzire direi, quindi no, non tornerò più ad Antigua. Quale viaggio ti ha segnato di più? Allora, non so neanche se chiamarlo viaggio, ma io direi San Diego, un viaggio prolungato, nel senso che ci ho vissuto e a me è entrata nel cuore la California, ma San Diego in particolare mi è entrata nel cuore, io ci vivrei tranquillamente per un periodo prolungato e le persone, il modo di vivere, io San Diego la sento come un'altra casa, cioè oltre all'Italia e oltre alla Thailandia adesso, perché comunque anche qui sto veramente bene. E anche la Thailandia mi sta cambiando, però fino adesso non lo posso dire perché la sto vivendo in questo momento la Thailandia, quindi direi
il viaggio che mi ha cambiato completamente è stato vivere a San Diego, anche per la mentalità imprenditoriale che ho acquisito, che prima non avevo e che, essendo in contatto tutti i giorni col mondo startup lì, è stato veramente, mi ha cambiato completamente la mente. Quindi il tag è finito, io spero che vi sia piaciuto. Come funziona questo YouTube? Che si taggano altri YouTubers, quindi è il mio momento di taggare. In primo luogo taggo tutti voi, se volete rispondermi con un video sarei felicissima, perché io comunque questi video li ascolto sempre con tanto piacere ed è carino sapere cosa colpisce le persone, quindi un video tag carino. Io taggo, non so mai se vedranno questo video, diciamo che ci provo. Due persone, il primo è Manuel del canale Manuel Fit, che so che ogni tanto vede qualche mio video e solo per conoscerlo meglio, lui fa video di fitness e mi piacciono molto, come il suo canale mi piace molto e vorrei conoscerlo meglio, quindi lo taggo se vorrà farlo questo video, ovviamente se mai vedrà questo video. E poi mi piacerebbe taggare, ma credo che non vedrà mai questo video, è Giulia del canale A Casa di Giulia. Io credo che tutti voi la conosciate, ma è una ragazza che a me mette una serenità e una pace interiore incredibili, cioè quando esce un suo video per me è una fase zen, è il bilanciamento fatto a persona, lei è sempre equilibrata in tutto e mi piace come parla, mi piace come ragiona. Ha fatto un video sui libri che vi consiglio di vedere, ve lo linko qui sotto, che è, non lo so, fantastico, quindi chissà, magari un giorno lo vedrà. Io l'ho invitata a vedere qualche mio video, ma non so se l'abbia mai aperto, quindi in realtà vediamo. Io ringrazio Stefano che mi ha taggata e vi lascio il canale qui sotto di Stefano, andate a vedere il suo canale anche perché è un canale che merita. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.